Vito TG, edizione di Milano. Iniziamo subito curiosando nell'evento di lunedì 19, che ha visto al Conservatorio la Budapest Festival Orchestra con il giovane pianista Dejan Lazic. Nel programma musiche di Liszt, Enescu e Mahler, tra cui la celebre Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Titano, il terzo tempo della quale è forse uno dei brani più suggestivi scritti da Mahler. Una marcia funebre, non priva di ironia, basata sul famosissimo tema di Fra Martino, esposto però in tonalità minore. Three works which come from different periods, but each of them has something innovative, something almost shockingly new, which shocked people. Liszt in his time, Mahler in his time, and this is one of the most modern pieces of Enescu. Progetto Educational, martedì 20, al Politecnico, in un'aula gremita di giovani, si è tenuto un incontro con due dei maggiori esponenti del jazz italiano, Stefano Bollani ed Enrico Rava, che poi la sera stessa si sono esibiti con enorme successo insieme a John Scofield nello spettacolo Roundabout Miles, ovviamente dedicato a Miles Davis. Penso che non abbia senso rifare la musica di Miles, perché Miles era Miles, io sono io, Bollani e Bollani, quindi cerchiamo che altro di, non di raggiungere, ma tentiamo di toccare certi livelli, perché la cosa grande di Miles non è stato un innovatore, è stato un grandissimo musicista la cui importanza risiede nel fatto che ha toccato dei vertici di eccellenza assoluti, cioè nella storia del jazz è difficile arrivare a quelle vette di eccellenza. Beh, a me è piaciuto molto l'incontro di oggi, perché c'era un sacco di gente giovane e meno giovane. Mi sono sentito molto a mio agio, ho parlato con la massima libertà. Questo già è qualcosa che non succede in tutti i momenti, quindi ho avuto un bel rapporto, mi è piaciuto. Ognuno di noi ha un'idea diversa degli strumenti. Chi pensa che il flauto sia una cosa da femminucce, o che il violoncello sia erotico, o non so cos'altro, o che il violoncello sia una cosa da femminucce e che il flauto sia erotico, tranquillamente. Cioè, anche dire che le immagini che ci facciamo noi degli strumenti, quello è più fisico, quello è più intellettuale, poi vengono, o quello è più maschile, quello è uno strumento forte, la chitarra è una donna, il pianoforte è un uomo, in teoria, però in realtà appunto poi vengono, in altre lingue vengono rivoltati i generi, a flauta, in Brasile il flauto è femminile, per esempio, per cui è tutto, ognuno penso che abbia un'idea diversa del proprio strumento. Mercoledì 21 al Teatro Nuovo alle ore 21 prosegue la rassegna dedicata alla musica haitiana. In questa occasione avremo modo di conoscere la merengue, ossia un tipo di musica derivata dalle contraddanze di origine europea, poi modificate dagli schiavi deportati dall'Africa in quelli che erano i loro pochissimi momenti di svago. Un'altra componente fondamentale della merengue è il voodoo. Ad Haiti infatti queste danze sono anche note come ballo degli spiriti. Erede di queste tradizioni e di commistioni tra sacro e profano è Ticoca, un cantante dalla personalità spumeggiante e dalla figura minuta, il cui nome rimanda inevitabilmente alla piccola bottiglietta di una nota bevanda. Posto unico numerato a 10 euro. Stéphane Mallarmé, maestro del pensiero contemporaneo, ispiratore della grande musica del nostro tempo, è al centro protagonista di Plis Selon Plis, una monumentale riflessione musicale di Pierre Boulez che chiude la rassegna Mito Settembre Musica giovedì 22 alle ore 21 al Conservatorio di Milano. Si tratta di un ciclo di 5 brani, ognuno ispirato ad una diversa poesia di Mallarmé. Con questo affresco Boulez ha creato un vero e proprio ritratto del poeta simbolista e della sua opera. Il posto unico numerato costa 20 euro. Infine giovedì 22, Mito Settembre Musica darà l'arrivederci all'anno prossimo con una grande festa danzante all'Hangar Bicocca di Milano a partire dalle ore 22. Un viaggio sulle tracce del jazz di New Orleans, del carnevale cubano, dell'afro-brasiliano, dell'antico e del moderno spirito di Kinshasa fino ad arrivare all'Art Ensemble di Chicago. 10 performance si scateneranno nello spazio dell'Hangar Bicocca con delle coreografie ideate appositamente per questa location e per questo evento. L'ultima notte di Mito, insomma, sarà all'insegna di un sound trascinante
forte e adrenalinico, della fusione di ritmi, linguaggi, culture, della ricerca musicale. Non dimenticate inoltre la possibilità di usufruire del servizio bus navetta prenotando tramite la biglietteria di Mito. Il servizio è gratuito, l'ingresso alla festa invece costa 10 euro. Ed è tutto anche per quest'ultima puntata di Mito TG. Sul sito www.mitosettembremusica.it troverete molte altre curiosità relative agli eventi e ai concerti ancora in programma. Noi ci rivediamo alla festa di chiusura.